Mi chiamo Dennis e all'età di 21 anni ho deciso di arruolarmi nell'esercito britannico. Non partii soldato per difendere il re del mio paese, per quanto fossi un patriota abbastanza convinto. No, mi arruolai per il gusto di farlo, per l'avventura. Non avevo idea dell'inferno al quale stavo andando incontro. Salutai la mia famiglia. Mio padre si limitò a stringermi la mano. Era un uomo di grande rettitudine e fierezza e non era mai stato particolarmente espansivo con me. Mi sentivo invulnerabile. Se perdo un arto, promisi a me stesso, a casa non ci torno. Firmai nell'esercito perché avevo troppa fretta per presentare domanda alla raffa. Grazie alla mia mira infallibile, diventai un tiratore sceto. Era un soldato con i capelli rossi e un temperamento combattivo che mi avrebbe cacciato in un mucchio di guai, ma ero fatto così. Dopo l'addestramento, fummo costretti a confrontarci con la realtà della guerra in Francia, dove un primo battaglione era già stato quasi interamente sterminato. Ci avrebbero uccisi, prima ancora dell'approdo. Per fortuna, i pezzi grossi se ne resero conto e il piano fu respinto. Andammo a combattere in Africa, nel deserto, e vidi morti e feriti a decine. Dovevamo fare incursioni, scappare, avanzare e combattere i nostri simili. Del plotone ci segnalò di avanzare orizzontalmente. Ero a bordo di una jeep e dal nulla si aprì il fuoco. Eravamo in guai seri. Gridai al fuciliere che era seduto alle mie spalle di rispondere al fuoco. In mezzo al fracasso e alla confusione generale, sentii gli scatti metallici della mitragliatrice che da dietro esplodeva colpi sopra la mia testa. I bossoli vuoti mi piombavano sul collo. Poi, dietro di me, il silenzio. Avevo sollevato il braccio per lanciare una granata, quando fui colpito, ma non compresi subito che era stato un proiettile. Fui catturato, i tedeschi mi caricarono su di una barella e mi portarono in ospedale di campo dove ricevetti un'assistenza scrupolosa, per quanto fredda. Ero prigioniero. Fui spedito dopo poco tempo in un campo di prigionia vicino ad Auschwitz III. Arrivai là assieme ad altri prigionieri di guerra. Davanti ai nostri occhi si aprì un enorme cantiere, dai camini e dal puro vapore salivano grigie volute di fumo. Dal fango stava sorgendo l'oscuro scheletro in ferro e cemento di una fabbrica infernale. Dovunque guardassi, vedevo muoversi lentamente strane figure, centinaia, migliaia. Indossavano tutte camicie a pantaloni logori, a righe, più simili a pigiami che ad abiti da lavoro. I loro volti erano terri, le teste rasate rozzamente. Si giravano come ombre vaghe e indistinte, parevano destinati a dissolversi nel nulla da un momento all'altro. I miei compagni li chiamavano uomini a righe. Ciò che avevano subito lo portavano impresso addosso insieme alla stella di David, cucita sulla casacca. Erano ebrei. Noi prigionieri di guerra alloggiavamo in un edificio vicino al campo in cui questi poveretti lavoravano. Fummo divisi in gruppi di lavoratori e ci misero all'opera. Il meccanismo del lavoro era chiaro. Quando bisognava spostare qualcosa di pesante, assegnavano il compito a quei poveracci a righe, ma ne servivano tanti, perché erano debolissimi. Il capocantiere gli stava addosso tenendo in mano grandi bastoni o funi che usavano come brutale incitamento. Alla sera noi tornavamo al nostro campo quasi decente e loro venivano portati via. Dio solo sa dove.
Un giorno, all'inizio del 44, si trasferirono in un altro campo, l'E-715, a pochi metri dal perimetro sud del complesso dell'Igefaber. Gli uomini a righe erano concentrati da qualche parte a est del luogo dove stavamo noi, abbastanza vicini perché di notte sentissimo le urla e talvolta gli spari che provenivano dalle loro baracche. Venimmo a sapere che il campo S-715, secondo la denominazione ufficiale, aveva ospitato prigionieri russi. Girava voce che le SS li avessero liquidati per far spazio a noi, radunandoli nel tunnel che in seguito ci avrebbe fatto da rudimentale rifugio antiaereo e soffocandoli con un gas letale. C'era ancora luce quando da lontano vidi i cancelli e la scritta con la promessa crudele: Arbeit macht frei. Il lavoro rende liberi. Allora non sapevo che la spietata ironia di quelle parole sarebbe riccheggiata per decenni. Era Auschwitz, là, davanti ai miei occhi. Dovunque, in ogni angolo di quell'incubo, si vedevano accasciate al suolo povere creature nelle loro luridi uniformi a righe, troppo stanche e deboli per reggersi in piedi, figuriamoci per sollevare e trasportare carichi. Ormai avevo capito che quello non era un normale campo di lavoro. I prigionieri venivano deliberatamente ammazzati di fatica. Era l'inferno in terra. Li vedevo morire dinanzi ai miei occhi, alcuni ammazzati a calci, a pugni, a bastonate, altri che si accasciavano definitivamente a terra sfiniti e stroncati dalla fame. Lavorai per qualche giorno accanto ad un ebreo di nome Franz. I prigionieri di guerra, a differenza degli ebrei, non erano destinati allo sterminio. Poi un giorno non lo vidi più. Chiesi ad uno dei suoi compagni cosa gli fosse capitato. L'uomo guardò al cielo e disse: è passato per il camino. Finalmente compresi. Quelli troppo deboli per lavorare venivano uccisi e bruciati. L'odore nauseabondo che ristagnava nell'aria proveniva dai camini di forni crematori, poco lontano. Adesso sapevo la verità, ma non mi bastava.